Sono entrati nel vivo a Larino i festeggiamenti in onore del patrono San Pardo. Nella serata di ieri si è svolta la tradizionale processione dei carri addobbati con i caratteristici fiori di carta verso la chiesa di San Primiano. Dopo un momento di convivialità, in tarda serata hanno fatto rientro della concattedrale, seguiti dalle luci delle fiaccole. Una bellissima giornata di sole oggi qui a Larino per la festa del patrono San Pardo. Da pochi minuti si è svolta la benedizione qui davanti alla concattedrale, terminata una volta terminata la messa presieduta dal Monsignor Gianfranco De Luca, e poi i carri hanno fatto la tipica processione per le vie del centro. Sindaco Pino Puchetti, oggi la festa in onore di San Pardo, una festa sentita in paese, è entrato nel vivo dei festeggiamenti già da ieri, una festa che comunque unisce la comunità. Sì, è la festa identitaria della nostra comunità per eccellenza. Quest'anno c'è anche è capitato pure di domenica, c'è tantissima gente, sempre c'è tanta emozione quando c'è soprattutto il 26 la processione al centro storico, quindi ci teniamo tantissimo e stiamo facendo tante cose per poterla valorizzare e farla conoscere, farla diventare volano del nostro territorio, promozione della nostra comunità. Yolanda Giusti, assessore alla cultura del comune di Larino, una festa quella di San Pardo importante per i larinesi, anche quelli che vengono da fuori perché tornano in paese per festeggiare, un grande lavoro dietro di mesi. Beh, assolutamente, questa per i larinesi è la giornata più importante dell'anno e tornano da tante, anche dall'estero, perché comunque la devozione al nostro patrono è davvero fortissima e negli anni è sempre più importante organizzare l'evento nel migliore dei modi. Questo ovviamente lo si fa grazie all'Associazione dei Carrieri, l'Associazione Pia, al Comitato Feste, e insieme abbiamo creato una 3 giorni davvero bellissima, di grande fede innanzitutto e anche di spettacolo. Sono molto amante delle mucche perché fin da piccola venivo a Larino quando ero piccola, quindi conosco la festa fin da quando appunto avevo pochi anni e quindi mi piace venire, cerco di fare tutto quello che si può per rispettare appunto il fatto di portare il santo, poi le ossa e poi ancora San Bardo e così via. Perché lei non vive a Larino? No, io non vivo, sono una giornalista ma vivo, ho vissuto per 30 anni a Milano, adesso sono a Rimini. Però insomma. Però rientro ogni volta per la festa di San Pardo. Sì, da quando sono diventata intestataria del carro insieme a mio fratello, me ne sto occupando io.